eccoci qua per terminare il discorso che stiamo facendo sulla scala cromatica su ogni corda. L'abbiamo visto sulla prima, sulla seconda, terza, quarta e quinta corda e ora vediamo sulla sesta. Scala cromatica sulla sesta corda, quindi dal Mi basso si arriverà fino al Mi del dodicesimo tasto per fare di nuovo tutta la scala cromatica dal Mi al Mi. Le note hanno lo stesso nome, le note di questa corda hanno lo stesso nome come quella del Mi cantino, perché essendo Mi basso e Mi cantino la prima corda, le note avranno lo stesso nome. Sul, per esempio, primo tasto c'è il Fa, come pure c'era il Fa sul Mi cantino. L'unica cosa che cambia è l'altezza del suono. Come sentite, un Mi basso, suono più grave, Mi cantino, suono più acuto, ma il nome è lo stesso. Quindi, primo tasto Fa, secondo tasto Fa diesis, terzo tasto Sol, quarto tasto Sol diesis, quinto tasto La, sesto tasto La diesis, settimo tasto Si, ottavo tasto Do, nono tasto Do diesis, decimo tasto Re, undicesimo Re diesis, dodicesimo Mi. Ecco, siamo arrivati. Ora, tornando indietro, come sapete ci sono i bemolli, quindi Mi, dodicesimo tasto, undicesimo Mi bemolle, decimo Re, nono Re bemolle, ottavo Do, settimo Si, sesto Si bemolle, quinto La, quarto tasto abbiamo La bemolle, terzo tasto Sol, secondo Sol bemolle, primo tasto Fa, per arrivare al nostro Mi basso. Ecco, la rifaccio non dicendo più i tasti ma soltanto la scala. Quindi Mi, Fa, Fa diesis, Sol, Sol diesis, La, La diesis, Si, Do, Do diesis, Re, Re diesis, Mi. Da Mi, tornando indietro, discendendo, Mi, Mi bemolle, Re, Re bemolle, Do, Si, Si bemolle, La, La bemolle, Sol, Sol bemolle, Fa, Mi. Ecco, abbiamo imparato che uno stesso tasto può avere due nomi diversi. Per esempio, il Sol bemolle è, come dire, Fa diesis, è lo stesso tasto. Al secondo tasto abbiamo Sol bemolle o Fa diesis. Oppure, se sono sul La diesis, sesto tasto, possiamo chiamarlo anche Si bemolle, a seconda se stiamo facendo una scala ascendente o discendente. Bene, ripetiamo che tutto questo studio della scala cromatica ha lo scopo, oltre a imparare bene le note su tutta la tastiera del nostro strumento, anche quello di poter trovare gli accordi in scala, cominciando da un accordo di base. Se per esempio comincio con un La minore, l'accordo di La minore, proseguendo in scala, ovviamente con l'aggiunta del barré, si avrà il La diesis, poi il Si, poi il Do, poi il Do diesis, poi il Re, tutti gli accordi minori di questo tipo. E così su qualsiasi altro accordo di base che nelle prossime lezioni vedremo. Alla prossima!